Amiche e amici di GP1, siamo qua in Riviera alla presentazione del Team Gresini con un pilota che più di Riviera di lui, che ha la Riviera nel sangue, Manuel Poggiali, diccelo un po'. Sì, sul tema pilota va bene, mi fido di te. Ho fatto bene e spero di fare altrettanto bene, anzi voglio fare altrettanto bene in questa nuova avventura. Allora Manuel, è un 2024 bello impegnativo per te, perché allora Gigi Dall'Igna ti ha promosso anche nel Team Factory, ha detto visto che lavori poco ti diamo un ulteriore carico da 90, però dai, io penso che sia un grande riconoscimento da parte di Gigi, che possiamo definirlo come un genio, no? Sì, assolutamente, ringrazio ovviamente Gigi, ringrazio tutte le figure, le persone che comunque hanno pensato a me, che mi hanno dato questa possibilità. Ora aspetta a me continuare in questo percorso, migliorare quello che ovviamente pensiamo sia migliorabile, e l'obiettivo poi finale è quello di ottenere il massimo, di puntare alla vittoria, per cui ecco, quello siamo tutti abbastanza allineati. Ascolta Manuel, tu sei uno della vecchia generazione, perché comunque cioè, questi ragazzi qua che ne sanno della di quei tempi? Mark Marquez, che è qua a pochi metri da noi, che cosa ne sa lui? Ovviamente stiamo scherzando. Sì, esatto, due tempi comunque li ha tastati, sì, due tempi li ha tastati anche lui. Assolutamente. No, ti chiedo, è una generazione questa completamente nuova, tu fai da coach, una guida certamente più estrema. Cos'è che ti colpisce di questi ragazzi che tu ormai da tempo segui in pista? Ma fondamentalmente diciamo che poi alla fine non è che c'è niente di estremamente diverso da una volta, nel senso che sì, gli stili sono cambiati perché sono cambiati i mezzi, perché sono cambiate tante cose, giusto che la tecnologia porti anche a inevitabilmente a migliorare, alzare l'asticella, di conseguenza anche il supporto, come nel mio caso, deve essere adeguato. E per cui quotidianamente cerchiamo di capire quello che oggi magari rappresenta un piccolo limite, ma per essere più pronti domani. E penso che ecco, ottenere risultati significhi stare un po' al passo coi tempi e doverosamente da parte nostra impegnarsi in tal senso. Ascolta, tu quest'anno seguirai Alex, seguirai Mark, seguirai Pecco, seguirai Enea. Allora, da giornalaio, allora, Pecco e Mark sono due piloti, li vedo un pochettino diversi, non lo so, tu che idea ti sei fatto dalla prima volta appunto che hai visto Mark provare la Ducati a Valencia in relazione appunto a Bagnaia, che ormai la Ducati ce l'ha super cucita addosso? Ma io guarda, ti dico onestamente, lavorerò con quattro ragazzi eccezionali, questo è il primo aspetto molto importante, disponibili, per cui questa disponibilità ovviamente è reciproca e ci darà modo di lavorare molto bene assieme alle squadre, assieme ai capi tecnici, e quindi a potenzialmente ad ottenere il massimo possibile ogni volta che entriamo in pista. E detto questo, sulla carta non lo dico io ma lo dicono i risultati, Pecco e Mark hanno ottenuto di più degli altri, però questo è quello che è stato, quello che sarà dovremo essere bravi a costruirlo ogni volta che entreremo in pista, ogni volta che saremo così chiamati in causa, per cui non do niente per scontato, dico solo che sarà importante rimanere concentrati perché la stagione è lunga, perché la richiesta è alta, perché la posta è alta e perché ovviamente è un anno dove servirà a fare molto molto bene. Ti chiedo dal punto di vista dello stile, Bagnaia e Marquez, com'è che sono? Ce li puoi un po' descrivere? Ma sono due stili completamente diversi, Pecco è uno staccatore nato, uno staccatore allo stato puro, Mark ha una caratteristica decisamente molto buona in termini di allineamento, diciamo, tra tutte le varie fasi. A Valencia mi è piaciuto tanto, come ovviamente anche gli altri piloti, però ha già comunque capito secondo me determinate caratteristiche di questa moto e come sfruttarle al meglio. Poi ripeto, avremo modo di analizzare tanti aspetti, sarà motivo comunque nostro, tecnico, di andare a dare le giuste indicazioni ai
ai piloti con i quali avremo comunque, no, questa avventura, con i quali condivideremo questa avventura. Non potremo snaturare nessuno, perché la natura non la si snatura, però di sicuro dare le indicazioni per cercare di essere performanti ma altrettanto costanti, perché la costanza è un altro elemento molto importante secondo me in un campionato molto impegnativo, molto lungo, con tante gare, dove, ripeto, il punto comunque è un punto guadagnato e non è perso. Ti chiedo, Manuel, secondo te qual è la caratteristica delle Ducati che potrebbe esaltare le qualità di Marco? Ma di sicuro Ducati oggi è il pacchetto migliore che c'è, perché è la moto che ha vinto l'anno scorso, perché le prime tre piazze dello scorso anno, non solo a fine stagione ma in tantissime occasioni durante l'anno, erano marchiate Ducati, per cui Ducati oggi parte sicuramente da favorita, sia a livello tecnico che a livello, secondo me, dei piloti che la cavalcano. Diciamo che sarà un percorso lungo, sarà un percorso impegnativo, la concorrenza, grazie anche alle concessioni, avrà modo di crescere, e noi cercheremo ovviamente di farlo con quanto c'è possibile, per quanto c'è possibile, dettato appunto anche dai regolamenti, e così analizzare, pensare e studiare passo dopo passo tutte le migliorie che possiamo portare alla causa. Secondo me è un campionato dove i dettagli potranno fare la differenza. E ti chiedo, parlando appunto della Ducati, appunto dal punto di vista della moto e tutto, un aspetto che secondo te potrebbe giocare a favore di Mark nel suo stile qual è? Ma secondo me Ducati oggi ha una facilità, diciamo, generale, oltre che una potenza, insomma, che gli permettono di essere competitiva ed essere, secondo me, forse, ecco, il termine giusto è il miglior compromesso in tutte le aree. Il miglior compromesso in tutte le aree esalta le caratteristiche di qualunque pilota, non solo di Mark, per cui, ripeto, dico, la dimostrazione lo è il fatto che tutti i piloti Ducati comunque sono, con 8 moto, potenzialmente nelle prime 10 posizioni sempre, per cui esaltano le caratteristiche di tutti. Mi ha fatto specie Bastianini, che dopo i test di Valencia ha detto: Marca la 8 non frena, cioè sembra quasi, cioè la 8 di Valencia, cioè Mark la fa in una maniera completamente diversa rispetto agli altri. Allora com'è che la fa? Perché la fa in maniera diversa? Spiegacela un po' da pilota, dai, perché l'idea non è andato tanto in particolare, però tu sei qua e adesso ce lo spieghi. Ma guarda, ho visto Mark molto a suo agio al test, ho visto Mark durante la giornata comunque capire, provare e diciamo in particolar modo frenare in un modo che gli permette di essere molto a suo agio, soprattutto nella manovra di entry col freno in mano, perché non è mai stato in quel test in crisi in quella fase. Ovvio che magari probabilmente non ha dato il 110%, quindi una condizione che sicuramente in gara invece sei, o comunque nei weekend di gara sei necessariamente obbligato e chiamato in causa a fare. Quindi vedremo quello che sarà il percorso, vedremo anche quello che sarà. I test comunque vanno sempre interpretati per quello che poi ognuno fa, comunque per quello che ognuno diciamo mette in piedi, perché comunque il cercare la prestazione in un test di un martedì dopo le gare può essere un'idea, ma magari ci sono altre idee, ci sono delle prove. Lui adesso nel suo caso ha avuto a disposizione una moto completamente nuova, diversa rispetto a quella che era abituato, mentre magari con Pecco e Denea, insomma, il lavoro è stato tutt'altro, perché c'era comunque del materiale nuovo, la moto nuova, esatto, per cui sai, era importante comunque uscire da quel test con le indicazioni giuste e comunque così consapevoli che le migliorie apportate, i cambiamenti apportati hanno dato qualcosa di diverso in positivo.
Faccio anche queste ultime domande, dai, che poi ti lasciamo andare a cena, perché sei stato gentilissimo ad aspettarci. Manuel è stato veramente gentilissimo, è stato qua ad aspettare tutta la conferenza. Ti chiedo, Mark, vabbè, Mark è un fenomeno, un pilota a sé stante, unico nel suo genere, come di quelli che magari nascono ogni 20-30 anni. Chi è che magari ti ricorda forse un po' di quei tempi passati dove c'eri anche tu? C'è uno dei piloti di quei tempi che magari ti ricorda, non so, per il suo stile, per la sua grinta in pista, per la sua fame, che magari... Ma guarda, onestamente penso che ogni pilota abbia le sue caratteristiche, okay. Ogni pilota sia un po' unico da quel punto di vista lì. Credo che Mark abbia sicuramente fatto la storia del motociclismo, come tantissimi certo. altri piloti hanno fatto la storia del motociclismo. Io oggi sono molto molto interessato, contento di poter essere coinvolto nel progetto Ducati e ovviamente anche in quello Gresini, così voglioso di vedere quello che saremo in grado di fare alla prima gara e quello che saremo in grado, soprattutto in ordine di tempo, di costruire in questi giorni invernali che precedono l'inizio della stagione. No, ma facci il nome di un pilota, Mark, chi è che ti ricorda? Dai, un nome. Ma Mark mi ricorda Mark Marquez, come Pecco Bagnaia mi ricorda Pecco Bagnaia, Enea Bastianini idem e Alex Marquez idem. Ognuno ha le sue, ripeto, caratteristiche. Non mi piace fare goni per certo. far paragoni perché non è giusto farlo, perché ripeto, ognuno fondamentalmente è capace di cambiare la sua di storia e ha tutte le possibilità per farlo, per cui chi sarà in grado di mettere in campo le migliori situazioni possibili sarà in grado di costruire il prossimo campionato e magari conseguire il prossimo titolo di campione del mondo della MotoGP. Ascolta, ma quando tu l'hai visto scendere dalla Ducati che ha fatto quel sorrisetto a Carchedi, io ho fatto un pezzo dal titolo, quel sorriso lì vale più di mille parole non rilasciate ai giornalisti, per cui quel giorno lì non poteva parlare, era ancora sotto contatto con Honda. Quel sorriso lì... Beh, sicuramente, insomma, ripeto, sale sulla moto campione del mondo, per cui era abituato a una cosa diversa che magari non gli ha permesso di raggiungere certi tipi di risultati. Mark non vince da tanto tempo, per cui sai, sicuramente quando diciamo succedono cambiamenti e questi cambiamenti sono positivi, naturalmente ti trasmettono un'energia conseguente positiva, per cui nel suo caso credo che ecco, fosse importante riuscire ad andare in una direzione di questo tipo. E vai, siamo comunque contenti e vediamo di farci trovare pronti quando sarà il momento giusto. Bene, grazie Manuel, sei stato gentilissimo, io ti faccio davvero tanti complimenti per quello che hai fatto in questi anni in Gresini. Dai, penso che poi la chiamata da parte di Gigi, il team ufficiale, sia il coronamento di un percorso straordinario che dai, in sala la moto, giù dalla moto, però penso che il tuo contributo sia veramente prezioso. Sì, cioè, sono consapevole, ripeto, ho per fortuna anche la disponibilità massima da parte dei ragazzi, ringrazio ovviamente Ducati per questa straordinaria opportunità. Sarà oggi, ora più che mai, mio personale compito di rispettare queste esigenze, questa necessità con il massimo impegno, con la massima professionalità e soprattutto con dati oggettivi che portino a un miglioramento del pacchetto. Grande, grande Manuel, ci vediamo in pista. Grazie. Presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.